Ma per lanciare l'idea che le politiche sociali ritornino ad essere prioritarie nell'agenda politica del nostro governo. E è chiaro che le situazioni di disagio e di povertà sono purtroppo aumentate a causa di una crisi economica e finanziaria che parte da lontano, a cui si è affiancata una crisi politica e istituzionale, a cui ancora si è affiancata, o quantomeno dalle quali è scaturita, una crisi sociale profonda. Ecco perché bisogna ripensare il nostro modello di welfare, di stato sociale, affinché raggiunga in maniera efficace quelle fasce di popolazione che sono a rischio di povertà e di esclusione sociale. Capolista alle europee bisogna aspettare le liste. Per quanto riguarda l'Europa bisogna rivedere profondamente questa architettura europea che in questi anni purtroppo si è dimostrata profondamente distante da quelli che sono i bisogni dei popoli europei. Una politica soprattutto economica e sociale che è stata fortemente dominata da una Germania egoista, poco solidale e che non ha fatto altro che aggravare la crisi e la recessione nella quale sono piombati soprattutto i paesi della cosiddetta area periferica. Ecco perché noi andremo in Europa con un'idea ben precisa, e cioè quella di ridiscutere per esempio i vincoli, i parametri, quei vincoli e quei parametri che si sono dimostrati ottusi e poco attenti a quelle che sono le reali esigenze dei paesi europei. Se ci sono delle posizioni differenti, è giusto, normale e fisiologico che se ne dibatta all'interno di Forza Italia, degli organi di partito di Forza Italia. Altra cosa invece se si vuole creare un partito territoriale. Ma più che uno scontro tra Caldoro e De Luca, mi sembra un attacco di De Luca a Caldoro, un attacco che vuole coprire quelle che sono precise responsabilità che sono scritte nero su bianco sull'accordo di programma che è stato firmato lo scorso anno. E nonostante questo, la Regione sta lavorando per tentare di risolvere questa questione che coinvolge i cittadini salernitani e provoca tanti disagi a migliaia di cittadini La salernitani. metropolitana è chiusa. Ma la Regione sta lavorando per riaprirla.